Grazie, no, per dire subito che quella di Brunetta non è una proposta provocatoria, è un ragionamento saggio, è da me totalmente condiviso, quindi se le provocazioni significa fare cose ragionevoli, vabbè, può essere anche una provocazione, ma è assolutamente un ragionamento molto saggio. Io aggiungo solo due riflessioni rapide. La prima, mi rifaccio al titolo di questo incontro, finanza, tecnologia e tendenze globali. Brunetta l'ha appena accennato, vorrei rafforzare questo ragionamento. Noi discutiamo di queste cose avendo di fronte un processo europeo bloccato non in modo del tutto indifferente a causa di due burocrazie autoreferenti, e cioè la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, che stanno uccidendo il processo di integrazione europea nella immagine dei cittadini europei, cioè uccidendo perché? Perché l'integrazione europea deve essere vista, almeno per quello che è stata vista dalla mia generazione tanti anni fa, come occasione di crescita, di sviluppo, di interazione, come generazioni che si succedono e le nuove generazioni vedono aprirsi migliori opportunità rispetto alle precedenti. E noi abbiamo invertito questo processo. Perché? Perché queste due burocrazie autoreferenti hanno fatto una scelta nel titolo che voi avete messo a questa tavola rotonda, e cioè hanno scelto la finanza, hanno trascurato la tecnologia, non tengono conto delle tendenze globali e quindi ragionano all'interno di questo triangolo nel quale magari avessero considerato tutti e tre i lati del triangolo, purtroppo ne considerano uno solo, che forse è basilare certamente la finanza, l'equilibrio finanziario, ma l'equilibrio finanziario ottenuto nelle condizioni in cui viene tra l'altro parzialmente ottenuto con questi due strumenti, istituzioni, in realtà è un cane che si morde la coda, perché si garantiscono gli equilibri finanziari, si garantiscono i bilanci del mondo finanziario e bancario, ma questi bilanci sono scritti sulla carta. Se l'Europa rinuncia alla crescita e si lega mani e piedi, evidentemente anche le prospettive di equilibrio finanziario diventano precarie. Abbiamo sotto gli occhi proprio in questi giorni il risultato che personalmente, ma anche Renato Brunetta, già da un anno, due anni, andavamo un po' sostenendo isolati, diciamo pur fitussi, ma insomma molto isolati in tutta Europa, e cioè che la BCE con la storia di controllare l'inflazione avrebbe ottenuto il risultato perverso di avere un'inflazione doppia rispetto al suo obiettivo e una crescita meno che doppia rispetto al suo potenziale, meno che la metà, scusate, rispetto al suo potenziale. Questa è la condizione, inflazione al 4%, crescita all'1%. Con questo totem da sbandierare il super euro che sta a 1,57 stamattina. Ecco, sapevamo tutti tra economisti, almeno, che questo tipo di spinta inflazionistica non era controllabile attraverso la politica monetaria, anzi che se la politica monetaria accetta l'effetto collaterale perverso di un enorme apprezzamento del cambio, stringendo la crescita, crea basi di spinte inflazionistiche da costi, cioè lezioni elementari almeno tra gli economisti, però dette da Fitoussi, dette da Brunetta, dette da sottoscritto in Francia e in Italia erano cose quasi astruse da matti. Prendiamo atto che così è andata, abbiamo consolidato l'equilibrio finanziario, ma forse sì, i deficit pubblici, forse sì, ma se li facessimo al netto dell'inflazione, come sarebbe corretto fare, 20 anni spesi con Franco Modigliani su questo concetto, forse ci accorgeremmo che saremmo addirittura in avanzo, in overdose. Se considerassimo la tassa di inflazione sul debito pubblico, l'Italia, quantomeno l'Italia, visto che c'è un gigantesco debito pubblico, sarebbe in termini reali già in avanzo. Questo è il quadro all'interno del quale ci muoviamo. E siccome lo dicevamo 2 anni fa, l'abbiamo detto 1 anno fa, mi permetto di ricordarlo oggi qui, perché adesso i numeri sono quelli, ci rispondano. E continuo a ricordare che ogni 10 centesimi di apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, che a sua volta è legato, a rovescio,
al quale a sua volta è legato lo yuan cinese, è mezzo punto di crescita per tutta Europa, non solo per l'Italia poveretta derelitta che comunque cresce sempre meno della media europea. E quello è un altro discorso che ci facciamo tra noi, perché differenziale Italia media europea? Discuto della media europea. Quindi un euro a 1,55 significa una crescita, stiamo a 1, in Italia 0,5, ebbene l'Italia starebbe a 3 e la media europea sarebbe a 3,5, cose del genere. In quelle condizioni saremmo qui a parlare esattamente nello stesso modo? E quanto sarebbe l'inflazione invece del 4? Io vi do la stima che ho fatto recentemente, 5. 5. Per quanto tempo? E vogliamo fare sul serio la lotta all'inflazione? Bene, allora l'Europa si svegli con l'antitrust, con gli oligopoli, con i poteri di mercato, con tutto il resto, se vuol fare questo tipo di inflazione. E sul piano dei prezzi energetici si svegli in termini di energia, perché è inutile che discutiamo. Se vogliamo in prospettiva avere un prezzo, costo dell'energia più ragionevole, occorre fare quello che ha appena detto Renato Brunetta in Europa, il resto sono chiacchiere. Seconda riflessione sull'energia. Beh, è evidente che Agenda 2020 non si fa, punto. Non si fa, è inutile che ve lo dico oggi, non si fa in queste condizioni. Sull'energia, io so poco, ma proprio ieri c'è stato all'Enea, l'Agenzia Internazionale sull'Energia, che ha presentato il rapporto. Allora, parto da tre paletti per come io li ho capiti. Primo paletto. La fusione nucleare non si fa prima del 2050, e mettiamo da parte la cosa, se si fa, però non, comunque non prima del 2050, così mi dicono i fisici, va bene? Ok, secondo paletto, il passaggio tra la terza e la quarta generazione delle centrali nucleari avviene senza accelerazioni attorno al 2030, poi Renato diceva se facciamo uno sforzo potremmo anticiparlo al 2020, ma insomma, bene. Com'è la situazione energetica nel mondo? Nel 2004, se non ricordo male gli ultimi dati che ho visto, 2004, forse 2005, noi, occidente ricco industriale del mondo, abbiamo un consumo pro capite di 6 circa kilowatt a testa. Gli altri hanno un kilowatt e mezzo. Nel 2050 noi passeremo da 6 a 8, 8 e mezzo, gli altri da 1 e mezzo a 3 e mezzo, 4.